spiegare velocissimamente questa Bravo. Cosa, se no altrimenti facciamo una pantomima. Sì. Allora, quella è stata una promessa di matrimonio, noi siamo stati lì Bravo, ed era un bellissimo. Momento nostro. Poi abbiamo sentito l'esigenza, dopo questi 2 anni così duri, eccetera, eccetera, di chiamare tutte le nostre famiglie e di celebrare una liturgia della parola. Questa liturgia della parola, all'interno ci sono ancora le promesse di matrimonio che noi abbiamo detto davanti a Dio, davanti a un diacono, con la celebrazione eucaristica. Punto e basta. Io purtroppo non ho non voglio potuto fare fare una divorzio festa di matrimonio. Non hai fatto è un brutto? Matrimonio religioso. Sì, è un matrimonio religioso. Io semmai mi sposerò farò la più grande festa di sempre. Come quelli che si fanno voglio 8 metri di strascico, voglio un vestito da Cinderella. Inviterò tutti. Io non vedo l'ora di essere ubriaca all'open bar del tuo matrimonio, Giulia. In un castello. Sobrio. Ma per adesso alziamo di nuovo. Un matrimonio sobrio, povero Pierpaolo. Però bisogna dare un messaggio chiaro però agli italiani, perché è un momento, scusami, faccio un passo indietro. No, ma aspetta, allora, ma è inutile che fai passi indietro, Adriana. È molto semplice. Perché se no allora chi segue dice, anche io sono io separato, le mi mie posso cose... sposare in chiesa. E invece no, è un momento, perché se no diamo delle informazioni non eravamo sbagliate. In chiesa, eravamo sotto un barso. Dove noi abbiamo deciso di fare. Adriana, ascolta, guarda, la chiudiamo molto velocemente. No, non la chiudiamo velocemente, perché va, io devo capire. C'è chi va a sposarsi, capisci, in Tibet, c'è chi si va a sposare sott'acqua, c'è Perfetto, chi si va a sposare. Ma tu sei cristiano, Maria Teresa tuo padre Ruta anche si è sposata 22 okay. volte. Scusami, Alex, capisci? Un momento. C'è Aldo Montano dentro da noi che si è sposato con la Olga in un rito, tra l'altro, su in Siberia. Punto. E allora gli andiamo a dire che Alex, non è sposato? No. Io quello che sto dicendo, perdonami, no Alex, giusto? Dobbiamo mettere le cose in chiaro. Però in comune allora, scusami, pure dice. Tu abbiamo detto labiale. Che sei, Adriana, ma un secondo, fammi finire. Allora, tu abbiamo detto che sei quindi separato e non divorziato. Rispondimi che a questa che cosa domanda. Vuoi dimostrare? Aspetta, che cosa vuoi dimostrare? Te lo dico Adriana. Subito. Rispondimi allora, solo io questa, a questa domanda. Io questa domanda te l'ho già risposta. Si vede che molto probabilmente tu Alex, non vuoi ascoltare. Mi fai parlare per sono favore? Sono separato. Se no non chiariamo. Abbiamo io firmato il divorzio. Alex, il divorzio non è... sentiamo la domanda che okay. ti deve fare. Ok, gli sto rispondendo. Io ho Qual due è la domande. Domanda? La prima, siccome mi sono informata, dimmi se sbaglio. Mi sembra che anche Delia sia ancora sposata, perché ad oggi non ha il divorzio nemmeno lei. Quindi no, siete raga, due persone scioccante. Che non siete, scusami, ancora entrambi divorziati. E se così fosse, mi spieghi com'è possibile fare un giuramento di matrimonio? Ma attenzione, guardando, scusami, sto guardando guarda te. Me, guarda. Un giuramento di matrimonio e quindi un amore che deve essere Alex, eterno. Deve essere si chiama che Adriana amore. Guardava la telecamera. Te lo posso spiegare? Dove, aspetta, ho già capito la eterno, fede, dove tu giuri fedeltà, capito? Certo. Amore eterno ed esclusivo se entrambe siete ancora ufficialmente sposati. Te lo spiego molto velocemente. Capisci che la chiesa allora ci sono non milioni, accetta. Milioni di persone che ma sono non separate. Ma non sei sposato in chiesa. Ma non sono sposato in chiesa, Adriana. Oh. Ferma. Ma non sei sposato. Ma te l'ho punto. Detto fin dall'inizio. È inutile che continui. Perché anch'io posso andare. E qua volevo arrivare. Cioè Giulia, io e te possiamo andare domani, non lo so, appunto da qualsiasi parte, con qualsiasi cultura e sposarci. Ma se non c'è scritto su un foglio. Paolo, andiamo a Las Vegas a sposarci. Voglio arrivare a come le vere rockstar. Mi interessa dire? Ma sai che Tommy si è sposato a Las Vegas? Chissà se Tommy è ancora sposato. Mia moglie. Non lo sapevi? Cara Adriana, mi dispiace per te. No. Ha detto lo scoop? Tommy si è sposato a Las Vegas. Di questa sono felicissima. E sono ma con chi? Non dubbio questo, che con la sua amica. Non so se sono ancora sposate. La sua amica. Ma allora il tuo problema ma domani, qua? Ma che devi andare alla Sacra Rota, no? Ma qual è il se non sbaglio con com'è che si chiama? Io potevo sposare anche a Las Vegas, capisci quello che ti dico? Roberta Ruglio? Quando ci sono milioni di persone. Ma che cazzo dici, amore? Ma sono mica nati insieme a Las Vegas con la Roberta. Alex, ti spiego dove voglio arrivare. Allora, io ti ho seguito. Allora, lei è un'altra bionda. Adesso glielo chiedo. Scusate, regia, scrivo un messaggino. Io ti ho seguito, Alex. Così. Ciao, amo, con chi ti sei sposato? Nella casa, vero quando tu sei. Siamo in diretta. Con Soleil. Ti Va vedo bene. Vero, allora, ti percepisco vero. Ti assicuro, ma quando ti relazioni con Delia. Ti assicuro che quando mi relaziono con Delia in 3 anni, 24 ore su 24, abbiamo girato il mondo, abbiamo vissuto delle cose incredibili. Io non ti permetto, e te lo ripeto.
te lo ripeto, non ti permetto di entrare dentro nella mia relazione, nel mio amore, nell'amore indissolubile che ho con Delia, però, e continuerò a ripeterlo. La storia con Soleil è una storia di amicizia e il più grande valore è l'amicizia, che è la più grande forma di amore. Ma non confondiamo le due cose, Adriana. Bravissimo, ma per me è fondamentale sapere la veridicità di quello che mi viene raccontato. La veridicità è molto semplice. Io amo Delia, ma mi lasci parlare. Sì. Io amo Delia sopra ogni cosa. Non c'è nessuna cosa che mi può portare via da lei, non c'è nessuna amicizia dentro la grande casa del grande fratello che mi può portare via, ma voglio e ti chiedo cortesemente, qua te lo chiedo da amico. Sì. Ci conosciamo da tanti anni. Vai. Dimmi. Ti prego. Non entrare dentro nel giudizio del mio amore con Delia, perché non lo conosci. Però posso dirti, Adriana, che a me ha fatto bisogno, strano vedere Delia qua, esattamente in questo punto, che si interfacciava con Soleil. Ma io non ero d'accordo. Perdonami, e alla domanda, vuoi parlare con lui? Cioè, vuoi parlare con Alex? Lei ha detto di ha sbagliato no. E lei lo sa. Okay. Noi quando ci siamo visti... Scusa un secondo se mi intrometto in questa meravigliosa... Ma come mai conosci la Volpe da tanti anni? Beh, abbiamo lavorato, abbiamo fatto un paio di cose. Abbiamo fatto dei lavori anche insieme. Delle telepromozioni. Sai quanto ti stimo e perciò ti chiedo cortesemente. Vabbè, ma comunque posso dire una lui cosa? Lui si è ritrovato in queste telepromozioni di Alex Belli e di Adriana Volpe. Ma tutta sta tarantella ora le voglio è vedere. Stata pianificata prima, okay, perdonami, o l'hai subita? Ti ringrazio di questa domanda. Tu l'hai subita stando nella casa e non ti sei reso conto e ti ritrovi adesso una Delia panterona, come lei si è definita. Allora. Capito che ora attacca? Ho già capito la domanda. L'ho già capita. Mi lasci rispondere. Bella pianificata. 20 puntate che ci provo. Vado allora, ho già capito la tua domanda. Ti ringrazio di avermela fatta. Dai, almeno però, facciamo chiarezza, no? Se mi lasci rispondere. Allora, io non sono d'accordo con l'intervento di Delia, ma tanto più che ti dico una cosa che ho cercato di dire in tutte le stanze. Prima di entrare dentro. La promessa che ci siamo fatti io ed Elia è proprio questa, di difendere a spada tratta il nostro amore sopra ogni cosa. Perciò l'unica cosa che ci siamo detti, che abbiamo studiato a tavolino, è stata questa. Ed è per questo che tu mi vedi 24 su 24 ogni 10 minuti. Cercavo di mandarle questo messaggio. Okay. E questo, a me non torna qualcosa. Comunque, adesso mi sento in dovere. A me non torna niente. Nei confronti di Alex. Ma aspetta, mi caldo, non la lancio. Che si tratti di promessa matrimoniale. Che si tratti anche di un tacito accordo tra due persone che si amano, nulla toglie a questo amore. Giusto.